L'autorità di bacino che cosa fa l'autorità di bacino? L'autorità di bacino si occupa della pianificazione nel bacino del Po, quindi a scala dell'intero bacino, fondamentalmente di due temi che toccano, diciamo, anche gli argomenti di questa sera, e cioè la qualità e quantità, diciamo la tutela quantitativa dell'acqua e quella che una volta si chiamava difesa del suolo, che adesso poi sta prendendo altri nomi, però fondamentalmente la sicurezza idraulica. Quindi, tanto per intenderci, sono due piani, fondamentalmente due importanti piani che vengono realizzati in ogni bacino idrografico nazionale: uno è il piano delle acque e l'altro è il piano del rischio ambientale. Poi vediamo più velocemente, però io l'approccio lo voglio fare parlando di pianificazione, perché un approccio così sarebbe veramente molto noioso, e penso che, visto che immagino le aspettative sono elevate, mi piace invece partire con un argomento un po' più elevato, cioè guardare un po' quelle che sono le problematiche che tratteremo questa sera a scala, partendo dalla scala globale e man mano scendendo fino a quella che può essere definita una scala locale. In realtà io la scala locale non la tratto, perché per me la scala locale, abituato con lo tipo di lavoro che faccio, è il bacino, nel senso che diciamo, anche sotto del bacino del Po è come se passo la palla ad altre persone, ad altri soggetti, anche se poi alla fine comunque noi come Comitato del Bacino seguiamo tantissimo anche processi partecipati qua sul territorio, per esempio con parte di film di cui ho appena parlato. Però giusto per rendere onore anche a Marco Pezzoni, che ci ha sempre abituato a guardare sempre molto molto in là, sia come tempistica che come sia la temporale che spaziale, io mi sono permesso di partire con qualche figura presa da questo libro, Atlante dell'Alto. Non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna, era là a spazio di vincolo un inserto a qualche rivista più importante, quindi non ci riesco. Ecco. E ovviamente questo è un Atlante che con dati degli anni 2000, quindi sono dati già abbastanza per vecchi. Per chi fa questi tipi di analisi, alla fine sono dati che sono ancora attuali, ha realizzato in modo anche grafico un pochettino accattivante e con dei titoli soprattutto anche molto, molto intelligenti, perché fanno riflettere, ha raccontato un po' quelle che sono le problematiche principali che riguardano il tema dell'acqua sul nostro pianeta. E ovviamente voi da dove siete vedete solo il titolo e vedete una figura, ma l'importante è cogliere soprattutto quelli che sono gli aspetti, perché questo è l'Atlante più provocatorio. Poi entriamo un po' più nel merito nel vedere le cose. Intanto questa qui è una classica figura che immagino che chiunque faccia l'insegnante comunque la deve almeno una volta proporre ai suoi allievi, cioè il ciclo dell'acqua, perché questo ovviamente è una cosa che si trova ovunque, troviamo in tutti i modi, disegnati in tante maniere, questa qui no. Cominciamo a vedere alcuni aspetti. Voi, queste più persone, quella è un tema importante, perché si fa presto a parlare di cibo, di acqua per cibo, ma acqua per cibo per vedere anche che cosa comporta il consumo di acqua per la produzione di cibo. Questo è un altro dato che immagino che chi si occupa di questi argomenti conosce bene, e cioè quant'è necessità, diciamo così, la quantità di acqua necessaria per produrre un chilo di un certo alimento. Si va dai 500 litri per un chilo di patate fino ai 15.000 litri per un chilo di manzo. Questo è un altro di quei grafici che ovviamente spaventano un poco. Spaventano un poco perché, per esempio, ci parlava di una padana, un'area molto inquinata, è un'area anche molto popolata, perché stiamo 18 milioni di persone, ma se ci aggiungiamo anche tutto il carico zootecnico, in termini di abitanti equivalenti, cioè in termini di peso inquinante, i milioni non sono 18 ma sono 100, e forse anche poco di più. E questo altro tema che deve... E si parlava dell'inquinamento agricolo. Questi colori, ovviamente, questi qui sono dati che in realtà io non prenderei proprio tutti come ho guardato, perché in molti casi
mancano anche dei dati alla base, perché quando si fanno statistiche mondiali capite bene che non è la stessa cosa che si fa con la Germania, che fa un monitoraggio raffinatissimo di tutto, e magari con i paesi africani dove in realtà mancano anche dei dati essenziali. Però è importante il rinnovamento agricolo, perché? Perché il problema dell'agricoltura è che c'è un grande impiego di agenti chimici e che ovviamente alla fine sono tra i principali responsabili dell'inquinamento dell'acqua. Quindi acqua che cambia di cibo sì, però attenzione che poi dopo si ritorna anche con acqua inquinata. Acqua per l'industria, altro tema molto importante, questo è significativo perché qua sono queste statistiche che ci dicono queste, diciamo, diagrammi a barre che ci dicono che per fare un litro di gasolio ci vogliono 10 litri d'acqua, per fare un chilo di acciaio 95 litri e per fare un chilo di carta 324 litri. Ci fermiamo qui, nel senso che secondo questo momento neanche produzioni molto complesse, andiamo di nuovo. Per dire, mi ricordo che c'era una volta un diagramma, cioè per fare un automobile quanti litri d'acqua ci vogliono.